Siamo in collegamento con Angelo Pisani, l'avvocato e presidente del club Napoli Maradona. Grazie per essere collegato con noi, avvocato. Ben trovato. Grazie a voi, buongiorno. Allora, lei ha chiesto di regolamentare i flussi al murales di Maradona ai quartieri spagnoli. È necessario, dopo la difficile situazione che si è avuta nell'ultimo weekend a causa delle tantissime persone che erano lì e scarseggiava la presenza delle forze dell'ordine? Sì, realmente è più di qualche mese che i quartieri spagnoli rappresentano la vera realtà turistica di Napoli, insieme a tante altre bellezze e potenzialità di questa città. È una festa a cielo aperto che va sempre di più sviluppandosi e ovviamente quando poi c'è sviluppo, quando c'è amore, quando c'è folla, purtroppo spesso ci sono anche dei pericoli e un bisogno di mettere ordine. Quindi, anziché pensare di rovinare quella che è una festa naturale, una festa dell'amore dei napoletani per i loro idoli, per la città, cercando appunto con annunci e strumentalizzazioni di crearli i pericoli, noi chiediamo alle istituzioni, in primis al sindaco, ma ovviamente anche alla questura e al prefetto, di andare a regolamentare quelle che sono le strade più antiche di Napoli, ossia i quartieri spagnoli, istituendo delle zone a traffico limitato, delle isole pedonali, regolamentando i flussi di turisti, soprattutto assicurando una vigilanza tra polizia municipale, forze dell'ordine, perché tutti possano essere sicuri, tutti possano essere assistiti e perché no, anche un po' di informazione dal punto di vista turistico, perché poi Napoli non è solo quartieri spagnoli, ma da lì si può partire per vedere tante altre bellezze. E penso a Castel Sant'Elmo, o ai musei, o alla zona del mare. Quindi veramente abbiamo tanto da offrire e purtroppo pare che le istituzioni non vedano questo, pensando solo ad annunci e polemiche che in questo momento non fanno bene a nessuno. Certo, insomma, c'è bisogno di pensare per i quartieri spagnoli un po' come è stato fatto per San Gregorio Armeno, no? Quindi di modulare l'accesso. Però c'è da dire che è molto più complesso perché ai quartieri spagnoli si accede da varie vie. A San Gregorio Armeno, cioè, è un'unica via che ti porta lì, quindi è più difficile cercare di arginare il flusso turistico. Però c'è bisogno di metterci mano. Io credo che in questo momento si stia andando un po' oltre quello che è la festa popolare e la gioia popolare qualora il Napoli vincesse lo scudetto, perché non è ancora acquisito matematicamente, ma tutti noi chiaramente tifosi lo speriamo e ne siamo convinti. Ma forse creare altri eventi all'evento scudetto credo che sia la scelta assolutamente sbagliata, perché si crea veramente la possibilità di non contenere la folla. Potrebbe essere più di 1 milione di persone che vorrebbero essere presenti in piazza del Plebiscito il giorno in cui magari saranno presenti anche i calciatori sul palco, così come stanno girando voci. Ma certamente, come lei, tanti napoletani normali la pensano allo stesso modo. È strano e anche preoccupante che invece le istituzioni non riescano a capire proprio questo: la spontaneità, la naturalezza, il bisogno di far festa senza vincoli, senza strumentalizzazioni, senza incanalare milioni di persone in un solo posto. Lasciamo che la festa sia una festa naturale, spontanea, ovviamente osservata, assistita da vigilanza e sotto regole. Ma tutto deve filare liscio, senza creare problematiche e soprattutto discriminazioni. Come diceva lei, i quartieri spagnoli sono molto simili alla potenzialità di San Gregorio Armeno. Sì, è vero. E come per San Gregorio Armeno, anche quest'altra potenzialità deve essere sviluppata dalle istituzioni ed è facile farlo, già regolamentando i flussi, già creando delle piccole isole pedonali, quindi evitare che motorini, camion, auto possano passare attraverso centinaia di migliaia di persone, già si comincia a creare, ecco, un'isola felice a cielo aperto. Poi le persone sono molto più mature di quello che si pensa e i turisti vengono a divertirsi, quindi veramente i pericoli li possono solo creare chi non ama Napoli o chi non conosce Napoli, ma sono sicuro che insieme si potrà fare tanto e soprattutto smetterla di discriminare o di additare qualcuno, ma lasciare che tutti i nostri cuori si dipingano l'azzurro
E poi ricordare che questa festa non dura un giorno, questa festa durerà veramente tanti, tanti mesi e perché no, può essere anche il volano di sviluppo della città di Napoli da tanti punti di vista. Certo, insomma, bisogna concentrarsi sugli altri problemi, bisognerebbe saper garantire ai tanti turisti che verranno anche per vedere il Morales di Maradona i servizi efficienti. Questa, insomma, è la preoccupazione che dovrebbe avere l'amministrazione, al di là di quelle che sono le feste eventi, che Infatti, in questi momenti, insomma, non servono per la città. oltre all'isola pedonale, una regolamentazione dei flussi a delle zone a traffico limitato, l'associazione Club Napoli Maradona chiede proprio questo: un'efficienza dei trasporti, una maggiore presenza delle forze dell'ordine in quanto appunto sicurezza e soprattutto assistenza da parte delle istituzioni ai tanti turisti, ma soprattutto ai napoletani che possono gioire e vivere in città delle bellezze che offre Napoli. Mi dica solo una cosa prima di salutarci, quanti tifosi quotidianamente si iscrivono al club Maradona? Insomma, Maradona è un mito che non morirà mai, anche questo scudetto sarà a lui dedicato e qualcuno dice che lui dall'alto ci ha protetti. Ma quando nacque la situazione, io pensavo appunto che Maradona di notte scende come era abituato a fare da giovane per Napoli e gira per le strade. Lui è sceso in campo. Di fatto, perché la sua immagine, il suo simbolo, forse anche i suoi messaggi di verità, di correttezza, di amore per lo sport vero, guidano i napoletani e sono tanti quelli che ci chiedono, di associarsi al Club Napoli Maradona, ma soprattutto di fare tante iniziative spontanee perché questa magia duri e non venga mai macchiata da nessun altro colore. Allora, grazie avvocato, buon lavoro, Grazie a voi. arrivederci.